Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ora vi farò vedere come aggiornare la CyanogenMod 10.1. Allora, innanzitutto dobbiamo mettere i file della ROM in una scheda SD o anche nella memoria interna del tablet. Una volta fatto, ci basterà riavviare. Se non premuto il tasto di accensione, tocchiamo su riavvia, selezioniamo recovery, zoom così vi faccio vedere, recovery e tappiamo su ok. Ora attendiamo il riavvio. Bene, si è riavviato. Adesso ci prepariamo, teniamo girato. Sì, ecco, questo qui è il luogo della ROM di Humberos. Ok, ecco qui, siamo in recovery. Allora, per effettuare un aggiornamento, innanzitutto cancelleremo la partizione delle cache. Faccio vedere, ovvero wipe cache partition. Ok, selezioniamo e confermiamo. Bene, dopodiché andiamo su avanzate, selezioniamo wipe Darwin Cake. Ok, dopo di questo siamo pronti ad aggiornare. Tappiamo su install from SD card. La prima opzione no, abbiamo, questa è la memoria interna, quindi andiamo indietro, selezioniamo external SD. Poi a seconda dei casi varia. Noi abbiamo messo sulla memory card esterna, quindi ecco qui il nostro aggiornamento CyanogenMod 10.1. Confermiamo con yes ed attendiamo l'installazione, che dovrebbe durare qualche secondo, o al massimo un minuto o due. Poi, cosa importante, dobbiamo ricordarci di installare anche le gaps che sono necessarie per il corretto funzionamento delle applicazioni Google, tra cui il Play Store e anche altre come Google Plus e YouTube. Senza di questo non avremo accesso al Play Store. Benissimo, una volta fatto ci apparirà Install from SD card complete. Ok, ora installiamo le gaps. Ecco, gaps Jelly Bean. Ugualmente confermiamo con sì. Attendiamo nuovamente, questa procedura durerà meno dell'installazione della ROM d'aggiornamento in quanto il peso è minore. E comunque vi voglio ricordare di non collegare assolutamente il tab alla corrente durante questa procedura, perché il rischio è che il tab si blocchi, ovvero si rinvia all'improvviso e quindi possiamo avere una corruzione o pena il brick del tablet e poi lo buttiamo. Ecco, manca poco. Smonto che abbiamo fatto, adesso possiamo anche tornare indietro. Tappiamo su riavvia. Bene, dopo riavvio apparirà questa schermata scritto upgrade di Android, ovvero sta aggiornando tutte le applicazioni che abbiamo precedentemente installato, le sta ottimizzando come suggerisce il nostro tab. E bene, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e spolliciate in su. Ciao e al prossimo video.